Buonasera e benvenuti telespettatori di Municipio X. Questa sera abbiamo una puntata particolare, il nostro speciale che abbiamo chiamato Municipio X alla seconda. Questo perché insieme a me ci sono due ospiti che rappresentano il Municipio 3 e il Municipio 4. Li conosciamo, sono Luca Costamagna, assessore del Municipio 3, che in realtà è già stato nostro ospite. Buonasera. Buonasera. E buonasera Oscar Strano, il presidente del Consiglio Municipale del Municipio 4. Buonasera. Prima volta, volto nuovo per noi di Milano News. Grazie per l'invito. Però andiamo subito a spiegare quella che è la natura della nostra puntata di oggi, perché avremo una puntata un po' speciale, un po' veloce, un po' dinamica. Perché? Perché abbiamo quattro temi da affrontare in quattro blocchi diversi. Ognuno di questi blocchi ha una durata di 6 minuti, parlerete 3 minuti ciascuno. Abbiamo qui un gong con un suono rispettivo che determinerà la fine del vostro ciclo, appunto. Importante però ricordarvi, ve lo ricorderò ogni volta, che avrete a disposizione due jolly ciascuno. Questi jolly durano un minuto, sono utilizzati per ribattere e per approfondire così l'eventuale tematica citata dal vostro collega. Sono abbastanza chiare le regole? Molto Siete bene. Pronti? Allora direi che possiamo iniziare, guardiamo così subito la grafica del primo blocco, così abbiamo molto più tempo per poter discutere delle riqualificazioni. Tra parentesi vedete abbiamo delle informazioni aggiuntive, piano quartieri, PGT e poi ancora la legge regionale. Da sorteggio noi ci siamo preparati, ci siamo portati avanti, inizierà l'assessore Costamagna. Le ricordo i 3 minuti di tempo, il tempo partirà non appena io schiaccerò il nostro pulsantone rosso e poi avrà il suono finale a determinare la fine del suo turno. Le pongo prima una domanda per rompere un po' il ghiaccio e iniziare così il nostro blocco. Parliamo di riqualificazione, quindi le chiedo, non parliamo solo di Milano per questi anni a venire, per il futuro, ma anche in particolare del Municipio 3. Cosa ne pensa, cosa ci dice, vediamo se ha delle novità in particolare. Pronto assessore? Via! Sì, beh, una novità importante che avrete letto riguarda il Municipio 3 Milano, ma anche il Municipio 2, è il progetto di riqualificazione di Piazzale Loreto, che cambia fortemente il suo disegno, ma fa anche capire dove deve andare Milano nei prossimi anni. Quindi più spazio pubblico, più spazio fruibile, più verde e più mobilità, diciamo, controllata e cambiata e adeguata. Questo è un tema che c'entra chiaramente moltissimo con il tema delle riqualificazioni. In questo mandato abbiamo riqualificato circa 70 piazze, abbiamo sviluppato un piano quartieri che andava a comunicare prima del Covid ogni domenica, ogni tanto, delle iniziative che riguardavano gli investimenti nei quartieri, proprio perché è il nuovo disegno della città, una città più interconnessa, legata appunto da quartieri che devono essere sviluppati soprattutto nelle aree grigie, nelle aree abbandonate, su cui si è intervenuto grazie al nuovo PGT che va a premiare gli operatori che non lasciano abbandonate delle aree e quindi va al contrario a colpire quegli operatori e quei meccanismi che consentono purtroppo agli operatori di non valorizzare delle aree che poi fanno parte del grande problema che c'è, come in tutte le grandi città, anche a Milano, del degrado urbano. Anche perché appunto abbiamo ancora un minuto e mezzo a disposizione se vogliamo approfondire la questione dell'ambiente, della cura anche del territorio, l'abbiamo anche affrontata insieme nella scorsa puntata. Assolutamente, questa è stata una consigliatura in cui proprio qualche settimana fa si è approvato in Consiglio Comunale il piano Aria Clima. Milano è stata la prima città a dotarsi di questo piano, che ha delle azioni molto importanti con delle annualità previste, diciamo, a scaglioni. Forse bisognava essere un po' più coraggiosi e anticipare alcuni di questi obiettivi che francamente Milano ha bisogno e deve veramente vedere realizzato un po' prima, per la qualità dell'aria proprio e della vita. Provo a fare una domanda negli ultimi 50 secondi che abbiamo a disposizione, visto che Municipio 3 e Municipio 4 sono confinanti, abbiamo qualche osservazione, qualche spunto da tirar fuori per il suo collega? Beh, nel Municipio 4 ci sono un po' di aree che sono state recentemente appunto valorizzate, migliorate. C'è il Parco di Rogoredo, che purtroppo è una piaga molto grande che riguarda tutta la città e con sofferenza il tema della droga, il tema dei giovani, è una ferita aperta. È un parco su cui si è fatto molto, con varie azioni da tanti anni, e su cui adesso si comincia a vedere dei frutti. Un parco certamente più fruibile.
Bene, direi che siamo stati nei tempi perché siamo arrivati adesso ai nostri 3 minuti, quindi arriva il nostro gong. Perfetto, perfetto, siamo nei tempi. Allora, ricordiamo che abbiamo una risposta, o comunque il macro tema è della riqualificazione. Abbiamo avuto modo un po' di creare il collante, la vicinanza tra municipi sicuramente d'aiuto. Diamo i suoi 3 minuti a Oscar Strano, do il via e poi a lei la risposta. 3, 2, 1, si parte. Tolgo gli occhiali perché con la mascherina mi sembra d'obbligo a questo punto. Per essere più coinvolti nel dibattito. L'assessore Costamagna ha toccato degli argomenti che mi riguardano direttamente, come il bosco della droga di Rogoredo, perché su quell'argomento ho sviluppato molta della mia azione e devo dire che c'è stata una collaborazione tra parti, tra comune, tra regione, tra municipio, che è stata veramente molto virtuosa e che ha portato l'area a essere non più quell'area dimenticata da tutti, un po' ai margini della città, ma un'area integrata alla città, dove adesso le persone, le domeniche, quando è possibile, il tempo ce lo permette, vanno a portare i bambini, vanno in bicicletta. È un bel parco che oggi finalmente lo riutilizziamo come parco. Quell'area è stata per tanti anni, una parte di quell'area è stata per tanti anni, diciamo, tacciata, macchiata dal fenomeno della droga, dal fenomeno della tossicodipendenza. Lì c'erano più di 1000 persone che quotidianamente andavano a comprare, acquistare, addirittura dormivano, insomma, consumavano le sostanze lì, e lì restavano molti ragazzi. Tante persone morivano in quell'area. Diciamo che è stata lanciata anche un po' una letteratura della droga, della fragilità, del disagio, proprio a partire da quell'area. Oggi l'area è gestita da Italia Nostra con una convenzione con il Comune. Ci sono delle realtà di cura come quella Fondazione Eris, come Comunità Exodus, che l'assessore Costamagna conosce bene perché è a Parco Lambro, che riguarda il suo territorio, che si sono occupati dei ragazzi e delle persone che lì andavano a drogarsi. Quelle realtà sono andate a pescare il disagio e le hanno portate nelle realtà di cura. E poi come municipio noi ci siamo attivati facendo delle attività, abbiamo coinvolto gli alpini, abbiamo coinvolto alcune realtà che usano la mountain bike e quindi fanno delle attività dedicate a questo. Questa è finalmente un'area che rivive. Ho fatto questo inciso perché ci tenevo particolarmente a parlare del parco della droga, però sul tema delle riqualificazioni il municipio 4, diciamo che è il municipio un po' più al centro della scena, perché il sud-est, il sud-est di Milano è interessato dalle Olimpiadi. Ci sarà l'area di Porta Romana dove c'è la prima parte olimpica e poi c'è l'area nord di Santa Giulia che sta sviluppando un Pala Italia, quindi un'arena civica, c'è Esselunga che svilupperà lì un altro centro commerciale, ci saranno infrastrutture legate alle Olimpiadi e quindi è un'area di forte rigenerazione urbana e di forte trasformazione. Noi in municipio abbiamo sempre segnalato l'esigenza di coniugare queste grandi funzioni con un'integrazione con i territori circostanti. Lì c'è il quartiere Santa Giulia che va completato, c'è un nascente quartiere che è il quartiere Merezzate. Sto andando troppo oltre. No, ci siamo quasi, il gong non è arrivato. Ah, ecco. Io quando concluda, inizio a parlare, concluda pure la frase. L'integrazione, devo dire che in stile collaborativo c'è, e devo dire che questa collaborazione con il Comune di Milano ha portato ad ottimi risultati. Anzi, la ringrazio perché non solo ha risposto al suo collega, ma anzi ha toccato un tema che noi abbiamo precedentemente anche un po' trattato qui a Municipio X, per cui non solo vi invito a riguardare le puntate precedenti, sempre del Municipio 4, ma sarà nuovamente invitata, così avremo modo di approfondire molto ancora volentieri le tematiche che sicuramente ci toccano molto da vicino. Prima di andare avanti, perché noi abbiamo un altro blocco da 6 minuti, le ricordo, Costamagna, lei vuole rispondere, a da replicare a un jolly da 1 minuto, se vuole. Può tenerlo anche per più avanti. Lo teniamo per dopo. Allora guardiamo la grafica. La grafica ci dice che il tema è quello dell'abitare. Abbiamo case popolari, edilizia convenzionata come suggerimenti, tra parentesi. Adesso, siccome noi siamo corretti, giochiamo in parità, adesso tocca a lei, Oscar Stano, a partire. Il tema dell'abitare, 3 minuti, appena parte il via e poi la risposta di Costamagna. 3, 2, 1, ci siamo. Ecco, il tema dell'abitare è un altro di quei temi di prospettiva per una città come Milano che è già centrale, ma lo diventerà ancora di più, perché con una città come quella di Milano, che è una città completamente europea, internazionale, che attrae investimenti e che si è, malgrado questa grande
questo grande stop che ha rappresentato la pandemia, è comunque una città che dal punto di vista degli investimenti immobiliari ha mantenuto una linea europea, diciamo così. Il tema però è coniugare questo grande dinamismo con le fasce più fragili, con la domanda crescente delle nuove famiglie di avere un tetto ed averlo a dei prezzi che oggettivamente rischiano di diventare proibitivi per alcune categorie e per alcune nuove famiglie. Il tema dell'abitare non è solo la casa popolare, anche se sulle case popolari bisognerebbe sviluppare un discorso molto intenso. A Milano ci sono due gestori, MM e Aler, ed è troppo spesso difficile avere un'interlocuzione collaborativa tra le parti. Bisogna riconoscere, c'è un quadro normativo che rifà alla legge regionale e poi ci sono varie gestioni. C'è da dire, e questo è un tema di scontro, lo dico così magari entriamo nel dibattito, su come vengono spartite le risorse per i vari gestori. Aler è una società di fatto di diritto privato e quindi risponde a questo tipo di gestione. MM gestisce un patrimonio pubblico, quindi con la fiscalità generale del Comune di Milano si interviene per le manutenzioni delle case popolari gestite da MM, mentre Aler ha una gestione completamente esclusiva. Gli inquilini di Aler si pagano le manutenzioni, si pagano tutto il resto. Sta scadendo il tempo e abbiamo ancora un minuto e 10, abbiamo ancora però... un minuto. Io guardo la telecamera. Camera, io no, fino a che il gong non suona lei può continuare a parlare, strano. Quindi si ripercuote sulla fiscalità generale, mentre per Aler è una gestione diversa, però i cittadini di Aler che abitano a Milano pagano le tasse, pertanto hanno doppie, diciamo così, spese di gestione per le case popolari. Questo è un problema dal punto di vista di gestione e non riguarda la gestione di sala, riguarda proprio un ragionamento di sistema sul quale bisognerebbe investire. Bisognerebbe creare una gestione unificata del Comune di Milano, dove il Comune diventa attore strategico per le scelte di riqualificazione dei quartieri, perché altrimenti si creano due Milano a due velocità diverse. E questo è stato un po' il limite che ho avuto nella mia esperienza in municipio nell'interlocuzione con il Comune, perché si tende a utilizzare il tema delle case popolari in maniera strumentale e propagandistica da tutte le parti. Questo faccio una missione di colpa, però bisognerebbe oggi iniziare a pensare a come intercettare quelle fragilità ed avere una gestione unica sulla città di Milano di questi ambienti che sono sempre più, spiace dirlo, degradati e non fanno bene all'immagine della Milano internazionale. Direi che siamo perfettamente nei tempi, e tra l'altro c'è stato un rimando diretto anche a Costa Magna, all'assessore Costa Magna. Quindi si prepari, perché la risposta, il tema è sempre lo stesso, vediamo che risposta abbiamo da proporre, diamo via al countdown. Certamente il tema delle case popolari è un grande tema, come dice il mio collega, è anche un po' cambiato con la pandemia, purtroppo in senso peggiorativo. Quindi c'è un tema che andrei a distinguere di gestione, che veniva detto prima, su cui non solo bisognerebbe intervenire per il futuro e capire in quale formula migliorarla, ma anzitutto bisognerebbe riconoscere che ci sono dei quartieri dove il Comune vuole diciamo riempire questo vuoto di azione, quindi vuole anche prendere un'azione di promozione, quindi di protagonismo. Penso, appunto, per citare Municipio 4, Via dei 500, quelle zone vicino a Piazzale Corvetto, ma la gestione Aler, e talvolta c'è proprio una grande difficoltà di interlocuzione. E parliamo di patrimoni veramente messi purtroppo in condizioni francamente inaccettabili. Abbiamo visto con la pandemia il bisogno di avere una casa, innanzitutto sicura, più che bella. Poi deve essere anche bella, piacevole dove vivere e dove poter affrontare qualsiasi problema, tanto più se dovesse arrivare come è arrivata appunto una pandemia. È un po' anche cambiato, perché abbiamo visto l'altro giorno con una delle proposte del governo di incentivare, quindi agevolare ancora di più i mutui per i giovani, abbiamo visto che però ci sono delle ricerche che dicono che i giovani cercano di più il lavoro che la casa, un po' per un tema di mobilità, diciamo, generale, ma anche perché la vera sicurezza che si cerca è il lavoro. Questa è la prima cosa fondamentale. Sul tema dell'abitare, però, viviamo ancora quel grande paradosso: in una grande città
diciamo che vuole scalare le classifiche internazionali, viviamo il grande paradosso che Milano è ancora una città piena di abitanti senza casa e piena di case senza abitanti. Quindi ci sono dei vuoti veramente che fanno male, sono una ferita fortissima. Sarebbe bello che la prossima campagna elettorale avesse proprio come primo tema, insieme all'ambiente, io le vedo insieme, proprio questo del restituire un abitare diverso, perché l'abitare non è qualcosa di sconnesso alla vita della città, ma è la sua parte essenziale, potrei dire in modo proprio costitutivo del vivere la città. Concretamente in questi anni si sono fatti degli interventi interessanti, ci sono ancora dei bandi aperti sia per i giovani under 35 per fare degli affitti a canone concordato, sia per le famiglie, perché poi alla fine le famiglie a fine mese devono fare un po' di conti in tasca e non ci si arriva. Io credo che il comune da questo punto di vista ha fatto molto, ha messo anche molto ordine al patrimonio assegnato, perché purtroppo Milano non aveva questo tipo di ordine. Vi ringrazio anche perché avete toccato vari spunti interessanti e sui giornali vi faccio una piccola postilla, poi vi do eventualmente la possibilità di replicare. Spesso si parla, ci sono molti articoli sensazionalisti, cioè sul problema anche dell'affitto milanese. Molti giovani vengono qui per cercare lavoro, quindi cito il Municipio 3 in questo senso. Cercare lavoro perché? Perché Milano ha molti servizi, ha molte possibilità. Lavoro che però spesso non rispecchia quello che è poi il costo della vita. Questo è un aspetto di cui si sta discutendo e che la pandemia sicuramente ha anche focalizzato maggiormente. Mi permetto se posso di aggiungere, non so se uso il mio jolly o se... Se vuole giocare al jolly, tanto abbiamo solo più due temi. Va bene, gioco uno dei miei jolly. Così a un minuto, partiamo con la grafica, così può utilizzarlo in maniera estesa e fruttarlo più che può. L'ultimo vero piano casa è stato fatto negli anni 60, il piano Fanfani. Sulla base di quello si sono sviluppate delle città, soprattutto al nord, ma non solo, che hanno potuto accogliere i lavoratori. Quindi il tema del lavoro e della casa è strettamente connesso. Oggi probabilmente dovremmo parlare con un linguaggio diverso rispetto al piano casa di Fanfani, questo è chiaro, e per questo bisogna sviluppare una strategia che riguarda l'edilizia convenzionata che era citata all'inizio. E questo vuol dire responsabilizzare gli operatori del mercato privato a incentivare questa pratica. Devo dire che negli ultimi anni il mercato privato si è molto evoluto e è riuscito a integrare questa pratica, però servono dei sostegni maggiori, soprattutto sulla continuità, perché un tema è la convenzione, che ha una data limitata, un altro tema è la capacità di mantenere con dei prezzi che il mercato garantisce a queste giovani famiglie, il che vuol dire responsabilizzare l'operatore e anche l'inquilino. Bene, grazie. Allora, un altro modo per estendere il nostro jolly è affrontare il tema che sicuramente risulta essere interessante e penso che anche per i nostri ascoltatori lo sia, e molti avranno modo di partecipare con dei commenti, quindi sarà magari interessante parlare nuovamente con voi prossimamente. Volentieri. Guardiamo però il terzo blocco perché il tempo scorre ed è quello relativo alla mobilità. Noi l'abbiamo un po' esteso, parliamo di trasporto pubblico, biciclette, auto, area C. Adesso è il caso del nostro assessore del Municipio 3, Costa Magna, perché parte lei e abbiamo così i suoi 3 minuti. Via. Ma il tema della mobilità è il tema della città in questi anni e nel prossimo futuro. Significa fare in modo che ogni quartiere sia dotato di grandi possibilità di servizi di mobilità. Non possiamo fare una battaglia contro le auto senza offrire un servizio che deve essere pubblico o perlomeno con canoni pubblici importante. Poi è un servizio integrato con dei partner, penso ai vari servizi che permettono di noleggiare le auto, eccetera. Ma questa è una sfida fondamentale, una sfida che riguarda l'ambiente e, ripeto, lo sviluppo dei quartieri, che è il nuovo disegno della città. Penso che ci sono delle aree che finalmente vedranno dei grandi sviluppi, pensiamo al fatto che arrivando a Linate in 15 minuti potremo andare con l'M4, che è un progetto, se non erro, del 98, pensate che assurdità che siamo nel 2021 e non è ancora finita una metropolitana che è stata progettata perlomeno nel 98.
Ecco, ma in 15 minuti si potrà arrivare a Sant'Ambrogio. Questa è una grande possibilità. L'interconnessione però va garantita tra i servizi in superficie e tra i servizi non in superficie. Da questo punto di vista, ancora, torno un attimo al tema di prima, quello delle case. Io penso che dobbiamo fare un grande investimento, e non se ne parla più abbastanza, devo dire, sulle stazioni bike sharing in città, in tutti i quartieri. Non possiamo fare una discussione sulla città 15 minuti senza entrare nel dettaglio, altrimenti purtroppo sembra solo retorica e sembra solo un messaggio privo di contenuti. Fare in modo che ogni quartiere abbia più stazioni di bike me, ci siano delle postazioni delle bici, ci siano delle nuove mobilità proprio pensate con nuove linee ciclabili, e da questo punto di vista il Comune di Milano ha certamente approfittato del Covid, come siamo stati accusati da alcuni, ma ha fatto bene, perché pensare di uscire dalla pandemia con la stessa situazione da cui venivamo in tutti i sensi era qualcosa di non possibile. Questo ha fatto sì che ad esempio una grande arteria come Corso Buenos Aires diventasse finalmente un'arteria ciclabile, con delle difficoltà all'inizio, con delle criticità, ma basta vedere i numeri di quanti frequentano le ciclabile tracciata su Corso Buenos Aires per vedere che ci sono delle grandi ragioni. Ovviamente queste azioni sono state fatte anche capillarmente per connettere delle linee ciclabili già esistenti. Sono necessarie, sono parziali, sono di alta qualità, non penso che siano le vere piste ciclabili, questi interventi non sono solo quello, ma c'è un tema di costi, se non ricordo male un metro di pista ciclabile costa 1000 euro, per cui si deve anche fare un confronto realistico. La ringrazio, tra l'altro colgo l'occasione per introdurre un piccolo spunto considerazione. Ne abbiamo parlato con il municipio 6, sempre con il municipio X. Milano è una città molto facile da percorrere in bicicletta, parliamo di un confronto con città come Madrid ad esempio, fatta di salite, quindi ardua da pedalare in questo senso. Milano potrebbe essere pedalata molto più facilmente. Assolutamente. Quindi un tema anche che si può affrontare, perché io sia da automobilista che ciclista in un certo senso noto un po' di discrepanza, ecco, sul tema, ma in una città che potrebbe essere fruita in bicicletta molto più facilmente. Però lascio la risposta ad Oscar Strano del Municipio 4, andiamo con gli altri 3 minuti. Sarà facilissima da percorrere in bici, è un po' meno facile da percorrere in auto, anche per le scelte che sono state fatte, a mio giudizio, troppo repentinamente, su alcune arterie fondamentali. Citavi Buenos Aires, io ci passo tutti i giorni, Buenos Aires ci sono degli incroci dove si perde un quarto d'ora per svoltare o a destra o a sinistra, perché è vero che bisogna estendere la possibilità di mobilità alternativa e bisogna integrare con la rete ciclabile che c'era e svilupparne di nuove. Però bisogna farlo con le dovute premure. Sono stati tracciati, perché non sono stati fatti dei veri percorsi ciclabili, badate bene, sono stati tracciati in quasi la totalità degli interventi, su strada, con una pennellata in giallo, dei percorsi paralleli giustamente al percorso delle auto, che però hanno inficiato sul traffico. Questo è abbastanza lapalissiano, nel senso che Buenos Aires è l'esempio perfetto. Io penso che invece avrebbero dovuto, da parte del Comune di Milano, sviluppare una strategia diversa. Intanto ricordiamoci una cosa, che il sindaco della città di Milano è anche il sindaco della città metropolitana. Noi a Milano abbiamo circa, questi sono i numeri pre-Covid, ma spero ci ritorneremo a breve, circa 3 milioni, anzi quasi più di 3 milioni di persone che vengono a Milano ogni giorno, solo la metà sono residenti, tutti gli altri sono pendolari, lavoratori che arrivano da fuori. Una fetta si muove con i mezzi pubblici, ma una fetta consistente, soprattutto nei mesi invernali, primaverili, autunnali, dove si piove spesso, vengono in automobile. Quella fetta di persone non può essere trascurata come è stata trascurata in queste legislature con il centro-sinistra e il governo. Perché?
Si doveva investire su dei parcheggi di interscambio, si doveva investire, se si voleva fare una politica integrativa di mobilità, su questo non è stato fatto, vuol dire che il traffico comunque ci deve entrare, è però stato scelto in maniera così dalla mattina alla sera di tagliare il traffico delle auto e impedire sostanzialmente una mobilità privata agevole, non che prima fosse agevolissima, i problemi con le auto ci sono da sempre, però si è scelto in maniera troppo affrettata. E dico, faccio un esempio molto preciso del municipio 4, in via Salomone ad esempio, l'idea dell'assessore Granelli è quello di intervenire con una pista ciclabile, lo dico con particolare calore perché io abito lì e quindi lo dico con più calore. Lì c'erano due possibilità: una di ridurre un marciapiede molto ampio e che consentiva un investimento ciclabile senza sacrificare troppo la carreggiata, l'altra era quella di sacrificare la carreggiata. Si è scelto in maniera ideologica di sacrificare la carreggiata, quindi è proprio una scelta politica. Direi che vuole usare il giallo, sì, la vedo sì, scalpitare. Sì, allora andiamo con il primo giallo per Luca Costamagna, un minuto. Ma io non sono molto d'accordo con quello che è stato detto adesso. Dovremmo essere più coraggiosi, tanto più dopo una situazione come quella che abbiamo vissuto adesso. Voler stare fuori di più è stato il desiderio di tanti, la riscoperta di alcuni luoghi, di alcune cascine, Milano è una città di cascine, Municipio 4 ne ha diverse ad esempio. Ecco, questo vuol dire però concretamente una cosa: o si cambia e si cambia in fretta, oppure certamente anche i meccanismi stessi di attuazione della pubblica amministrazione sono comunque di per sé lenti, perché cambiare la città è lento e i meccanismi appunto sono difficili da oleare. E questo allora significa che ci vuole più coraggio, concretamente vuol dire pensare di più alla sicurezza dei pedoni, quindi l'allargamento dei marciapiedi che tanti stanno vedendo in città toglie posti auto ma aumenta la sicurezza sia stradale che pedonale, aumenta la superficie calpestabile appunto dai pedoni, e noi dovremmo fare di più delle, non solo delle zone 30 ma secondo me delle zone a traffico chiuso proprio, quindi una pedonabilità totale al 100% almeno davanti alle scuole. Secondo me questo tema non lo concluderete così facilmente. Però io vorrei giocarmi il secondo gioco. Allora lo giochiamo adesso, ripartiamo un altro minuto con la risposta di Oscar Strano, Municipio 4. Vorrei giocarmi il secondo Jolly per fare un esempio molto pratico di quando, di come si sceglie l'ideologia anziché la funzionalità. Quando si parla di una mobilità intelligente ci sono anche delle leve, e una delle leve riguarda un ambito di trasformazione che è quello di Santa Giulia. Lì c'è un progetto di proseguimento di una strada statale che è la Paulese, che penetrerà in città. Ecco, c'è la possibilità, c'era almeno nei progetti originali, di farla completamente interrata. Passa davanti a una cascina, passa davanti alle scuole, e quella strada nella riprogettazione che è stata fatta invece sarà in superficie, sarà consentito il traffico dei mezzi pesanti e sarà completamente impattante sia per l'abitato sia per il terreno agricolo che c'è lì e per le scuole. Quando si dice facciamo una mobilità intelligente e sostenibile, ecco, è lì che la visione si concretizza, eppure il Comune di Milano ha abdicato a questo ruolo di scegliere una soluzione meno impattante e ambientalmente sostenibile. L'unica proposta che posso farvi è di riaffrontare nuovamente questo tema, anche perché è un dibattito molto utile, perché anche per i cittadini avere un po' la consapevolezza di quello che è l'ambiente circostante, quello che noi dividiamo con la fazione auto, fazione bicicletta, però in realtà è un'ottica molto difficile da far collimare, così da capire anche quali sono i problemi della mobilità di oggi e della Milano anche di domani. Però vorrei invitare, posso fuori? Certo. Invito Oscar ad andare a Budapest, dove non penso sia l'unica città che abbia delle strisce colorate, come ha detto lui, sul manto stradale dove si può andare in bici. Ma assolutamente, Amsterdam anche, ma ha delle strade molto più ampie, ha delle carreggiate dove è possibile fare. Questa è la regia che ci dice che non possiamo spingerci oltre con questo tema perché abbiamo gli altri e ultimi 6 minuti e riguardano un diritto molto importante, quello che noi abbiamo chiamato appunto la libertà di culto. In questi giorni sicuramente
ha scaldato gli animi anche di tutti voi a casa, perché c'è modo di informarsi e toccare anche la libertà di culto sotto quello che può essere un altro aspetto. Però lascerei la parola prima di tutto ad Oscar Strano, poi risponderà Luca Costamagna. Il tema, insomma, noi l'abbiamo così enfatizzato parlando di moschee e luoghi di culto, perché sono, insomma, il diritto alla preghiera è un diritto importante, però vediamo cosa ha da dire il Municipio 4. Via il tempo. Ma noi come Municipio 4 siamo interessati da due delle cinque diciamo, realtà che sono state ufficializzate col piano delle attrezzature religiose. Una di queste personalmente, ma anche a livello, come dire, istituzionale, ci ha attenzionato particolarmente, che è la realtà gestita da Milligorus, un'associazione turca. Milligorus è, diciamo, è l'islamismo ufficiale di Erdogan in Turchia, quindi è la voce ufficiale, e in via Bruno Maderna sta creando la sua moschea che rientra nel piano delle attrezzature religiose. Quando si parla di libertà di culto bisogna stare molto attenti, perché chi critica la scelta dell'interlocutore non vuole, almeno personalmente, limitare un diritto che è costituzionalmente sancito, ma vuole sensibilizzare su un tema che è quello del rapporto che c'è tra religione e politica. L'islamismo non è religione, l'islamismo è una corrente politica, è una scelta politica, è una via politica. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa con il massimo esperto europeo, che si chiama Lorenzo Vidino, professore dell'ISPI, della George Washington University, quindi una voce solida sull'islamismo, e scegliere la modalità a bando, quindi mettere a bando delle realtà per realizzare dei luoghi ufficiali, è una scelta che limita di fatto la libertà di culto, perché l'Islam, a differenza della religione cattolica ad esempio, non ha gerarchie, è molto complesso, ha molte correnti, molto conflittuali tra loro. Scegliere il bando vuol dire facilitare ai gruppi con grandi finanziamenti, con grandi finanziatori, di individuare e totalizzare, diciamo, la fede professata in quei luoghi. Si potevano percorrere strade diverse? Sì, a Roma è stato fatto, con la giunta di Marino, quindi una giunta di centrosinistra. È stato scelto di mettere al tavolo con un board tutte le realtà interessate al luogo, farle sedere al tavolo, sottoscrivere un patto di gestione condivisa di questi luoghi, il che dà la possibilità a gruppi meno integralisti, come invece Milligorus è in maniera assodata riconosciuta dalla Francia, dal governo francese, dal governo tedesco e dall'intelligence europea come un gruppo con delle devianze integraliste. Ecco, c'era la possibilità di realizzarle in maniera diversa, più collaborativa, più coinvolgente. È stata scelta una modalità molto proibitiva, e oggi ci troviamo, e io sono veramente molto preoccupato, una realtà, Milligorus, che ha di fatto sancito come l'Islam turco, l'islamismo turco ufficiale, sia molto radicale, molto integralista. Abbiamo visto Erdogan uscire dalla Convenzione di Istanbul sui diritti delle donne, e l'ha fatto per quella visione eccessivamente integralista di Milligorus. Grazie per lo spunto. Direi che Luca Costamagna ha una questione annosa a cui rispondere adesso, perché sono gli ultimi 3 minuti, li lasciamo a lei, poi abbiamo ancora un solo jolly che è sempre il suo in realtà, per cui mal che vada dovremmo rimandare tutto a una prossima puntata. Do via al tempo, iniziano ora i suoi 3 minuti. Ma il tema delle moschee, il tema del pluralismo religioso è un tema che credo che debba essere un po' cambiato come, appunto, attenzione da parte delle istituzioni, perché se una volta erano dei temi che riguardavano di più forse le istituzioni nazionali, mi ricordo il grande lavoro che aveva fatto Giuliano Amato come ministro dell'interno, proprio coinvolgendo e facendo, credo, per primo un protocollo per tutte le confessioni e per tutte le realtà anche dell'Islam, che, come veniva detto, sono diverse. Oggi sono dei temi che riguardano di più proprio le città, quindi non tanto i governi come istituzioni, ma le città. Le città perché è il luogo dove nei quartieri, appunto, si dovrebbero integrare di più tutte le realtà. C'è un diritto costituzionale che va garantito. Si può dire, ecco, io non voglio assolutamente togliere questo diritto garantito dalla Costituzione, ma se poi ci sono, penso a delle leggi regionali, delle impossibilità
per rendere concreto questo diritto, allora il riconoscimento stesso del diritto è stato solo una parola che non è seguita da un fatto. Dobbiamo prenderci consapevolmente la responsabilità di dire che Milano ha bisogno di un patto per il pluralismo religioso, dove tutti possono avere i loro luoghi sanciti, certamente controllati da un punto di vista anche di contenuti, certamente, ma con uno sguardo diverso, che non è quello dell'ideologia, ma è quello della consapevolezza, come dice il Papa, che è un leader considerato mondiale, pur essendo un leader, diciamo il leader della Chiesa Cattolica, io lo considero un leader molto laico, che la chiave è quella della fraternità. Quindi il fatto che nella città possano vivere anime diverse, anime che fanno lavori diversi, che pregano in modo diverso, che parlano lingue diverse, ma che poi si integrano. Penso ad esempio alle grandi attività dei dopo scuola, che vedono tantissimi italiani aiutare tantissime persone di altre fedi, così come vedo, e ne ho esperienza diretta, tante persone di fede diversa da quella cattolica, che forse era una volta quella milanese, diciamo, per eccellenza, aiutare tanti altri fratelli. Credo che la chiave sia questo. Mi spiace purtroppo vedere delle strumentalizzazioni, devo dire, che non aiutano, perché, ripeto, il diritto a pregare e alla libertà di culto va garantito nei fatti e non solo nelle parole. Addirittura abbiamo ancora 8 secondi, per cui leggermente in anticipo sul tempo, però direi che per concludere, insomma, un punto di vista che potrebbe mettere d'accordo la riflessione è proprio questo, cioè che l'inclusività comunque sia della città di Milano è un punto importante per il futuro da cui partire, valutare però che nell'inclusività ci sono più aspetti, da quello sociale, culturale e anche emozionale, ma anche talvolta politico. Mi sono giocato male il mio primo jolly. In realtà ne abbiamo ancora uno, che è quello di Luca Costamaglia, per cui non possiamo proseguire con il gioco. Approfondiremo, perché l'aspetto è determinante. Allora direi che è arrivato il momento di salutarci, concludere questo nostro speciale di Municipio X alla seconda. Io vi ringrazio per essere stati con noi e esservi prestato anche a questa struttura un po' dinamica. È stato molto interessante conoscere anche voi un po' più a fondo. E abbiamo toccato temi molto interessanti per la nostra città. Grazie mille. Grazie. Per voi che ci avete seguito, io vi do nuovamente appuntamento, come sempre alle 19:30, ogni martedì e giovedì, sui canali di Milano News. Buona serata.